A Genova abbiamo il Luna Park itinerante più grande d'Europa. Pensate, quasi 70 anni che abbiamo questo meraviglioso Luna Park. C'è da divertirsi, ma siccome io sono curiosa, voglio sapere se il genovese ha qualche mugugno! Allora, buonasera, siete della zona? Sì, della zona, proprio da Foggia. Bene, allora io volevo sapere, il Luna Park per voi è un disturbo o è un simpatico piacere? No, è un simpatico piacere, una cosa buona, eh? Ecco, crea un po' di vitalità. Certamente, certo. Senta, ma il problema parcheggio voi vi crea problemi? Il problema parcheggio a me sembra abbastanza ben risolto per i residenti, per i non residenti. Vengono, pagano e. Ma per noi residenti è tutto sommato. Quindi non abbiamo mugugni, vero signore? No, assolutamente. Signora, buongiorno, sta facendo un giro a Luna Park? Chi porta i figli? I figli. Ma le fate un po' di giostra solo per guardare? Le facciamo. Questo signore che ha una memoria storica sicuramente mi può aiutare a capire il passato. Senta, quali sono le differenze rispetto al passato? Parliamo del Luna Park. C'è un po' più di crisi. Adesso c'è la crisi. Ecco, l'unica differenza. Per il resto la gente comunque continua a venire o ne viene meno? Ne viene un po' meno. Quindi meno soldini, meno gente. È normale, vero? Era meglio prima. Molto meglio prima. L'angolo dei nostalgici. Finalmente ho trovato un fidanzato che mi vuole. Sei il mio amico, bravo! Anch'io, bravo! Senti un po', a caldo, è stato bello il giro? Madonna! Ti senti male? No. Non mi vomitare addosso però! Il Luna Park è il luogo del divertimento, ma io voglio sapere, i giostrai da 1 a 10 quanto si divertono? 10 direi. Ma allora è un lavoro bellissimo! Posso diventare giostraia insieme a lei? Va bene, volentieri. È libero o è occupato? Ma dipende, se la moglie ci sta sono libero. No, il triangolo no! Senti, scusa, tu la senti la crisi? No, dico la crisi, secondo me è lui che è un po' in crisi d'astinenza, a giudicare dagli occhi a palla. Io voglio sapere il dietro le quinte, cioè voi giostrai quando venite qua, cioè ci sarà anche qualche aspetto un po' negativo insomma, no? Gli aspetti negativi, specialmente qua a Genova, abbiamo problemi logistici per arrivare con tutti i carri, con le abitazioni che adesso sono in fiera. Ah ecco, quindi voi ecco, andate a dormire dentro la fiera? Abbiamo le nostre abitazioni in fiera. Che poi sono dei camper? Sì, in grosso modo sì, sono dei rimorchi tirati dai camion, non sono proprio dei camper veri. E quindi c'è anche un pochino il problema di spostamento, se ho capito. C'è chi arriva da lontano, c'è chi arriva da più vicino, così, ma abbiamo il problema. Ma non siete tutti dello stesso identico punto di Italia? No, ognuno fa le sue, noi le chiamiamo le piazze. Sentiamo questo bel giovanotto, da quanti anni sei qui chiuso dentro la box del ticket? 26. Cioè sei nato qua dentro? Sì. Sei fidanzato? No. E anche perché è un casino essere fidanzati con sta vita. Grazie, è stato un piacere. Lo spazio per questo mega gioco, come si fa ad ottenerlo? Com'è l'iter per avere uno spazio qui a Luna Park? Spiegamelo un po'. Facendo una domanda al comune richiedendo un permesso per venire a montare a Genova. In questo caso al comune di Genova. Secondo te il comune di Genova è snello nella giro o è un po'? No dai, ci dà sempre una mano come tutti gli anni, via. Ah, la gobba gli piace. L'ebbrezza del brucaliffo. Vi piace venire ai baracconi? Non so nemmeno cosa sia. Scusi, è single? Nemmeno lui è single, non ho speranza. Piano, che hai fumato! Aiuto!
da Sciaburrasca è tutto Megamandou. Ecco la nuova attrazione.